Giovedì 14 maggio 2015. Io sono Bella Shakmirs e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo cosa succede in città. Niente sciopero dei mezzi domani venerdì 15 maggio. Il prefetto Tronca ha infatti precettato i lavoratori che avrebbero dovuto essere in agitazione domani, un intervento resosi necessario per evitare disagi durante Expo. L'intervento del prefetto dovrebbe aver scongiurato l'eventualità di ulteriori scioperi. Ci sono stati due falsi allarmi bomba ieri in mattinata sulle linee metropolitane milanesi, prima sulla M2 in centrale e poi sulla M1 in fermata di Primaticcio. I due episodi sono stati registrati a breve distanza uno ad altro tra le 9 e 10 di mattina, con la chiusura dell'ingresso di via Vittor Pisani alla fermata di centrale e per quanto riguarda la linea rossa, la circolazione dei treni sospesa tra Biscelli e Gambara. ATM ha messo così in disposizione dei bus sostitutivi fin quando la situazione non è tornata alla normalità dopo gli accertamenti degli agenti. E sembra in tema di trasporti. Lunedì 18 maggio due cambi provvisori di linea. Il tram 9 vedrà la fermata di Viale Sabotino, Piazza Medaglie d'Oro, spostata indietro di 100 metri per i lavori stradali. Invece la linea 71, per circa 6 mesi, subirà variazioni di percorso con alcune fermate sorprese. Vi invitiamo a vedere nello specifico le modifiche sul nostro sito nella sezione Ultime Notizie. E non c'è pace per la Darsena. Ieri un mezzo AMSA ha gravemente danneggiato la passerella pedonale della Darsena. Le assi in legno non hanno retto il peso del mezzo. Il passaggio è comunque aperto grazie ad una sistemazione provvisoria. Il ripristino definitivo richiederà circa 45 giorni. L'azienda si è detta costernata per i danni arrecati alla nuova Darsena che, inaugurata da poco più di un mese, era già stata attaccata dai rider e assicura che farà carico dei costi necessari alla riparazione. Per oggi è tutto, io sono Bella Shakmirs e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano!